parlare del binomio lavoro e fabbrica, abbiamo scelto di proporvi una pellicola italiana. Un film che parla di una fabbrica originariamente italiana, che a lungo e nella storia del nostro paese ha simboleggiato il ruolo dell'attività sindacale in un contesto sociale di forti tensioni, oltre che il simbolo per antonomasia del lavoro. Stiamo parlando della Fiat. Il titolo, Signorina F, scritto tra l'altro tutto attaccato, ne è una chiara, eloquente allusione. Il lungometraggio esce nel 2007 per la regia di Vilma Lavate. Nonostante sia accolto in modo positivo al Torino Film Festival, contesto di grande sintonia, visto che le vicende raccontate hanno come scenografia proprio il capoluogo piemontese, la critica non si mostrò però particolarmente colpita quando uscì nelle sale. Nell'ottica dell'epoca, siamo nel 2007, fu considerato un po' troppo fiction per raccontare politicamente in retrospettiva fatti che ebbero indubbiamente un forte impatto e un risvolto sociale nel nostro paese. Il film inizia in fabbrica ed è una storia d'amore fra un operaio che lavora alle presse e un'impiegata con una prospettiva di carriera. Abbiamo trovato un reparto presse vecchio, che era rimasto più o meno invariato dall'80. D'altro canto, per chi entrando al cinema si aspettava un momento ludico e ricreativo, la percezione del film fu un racconto per immagini graffiato da temi forse un po' troppo spigolosi per offrire un vero cinema di distensione. Siamo, e non dobbiamo dimenticarlo, in una Torino dove la Fiat ha deciso di licenziare 14.000 operai. È questo che si svolge sullo sfondo della sceneggiatura di Signorina F. 14.000 operai. I sindacati insorgono e proclamano lo sciopero generale. Uno sciopero lunghissimo, uno sciopero più lungo di un mese, uno sciopero portato avanti apparentemente a ranghi serrati. Cancelli, fuori ai cancelli della Fiat, nell'80 si svolgeva tutta la storia. In realtà, appunto, erano protagonisti assoluti, erano di quel periodo, erano i picchetti fuori ai cancelli che impedivano l'entrata agli impiegati, ai dirigenti e anche a qualche operaio che naturalmente non aveva voglia di scioperare. Azione! Tornatevene a casa! Non c'è bisogno di farsi male! Andate a dormire! Cosa ve ne frega dei padroni? Solidarizzate con noi! Noi qui stiamo difendendo il nostro lavoro! Nient'altro! Dopo 35 giorni, però, accade qualcosa che avrebbe cambiato per sempre il mondo sindacale, aprendo un grande dibattito sul tema della rappresentanza. Accade che 40.000 impiegati e quadri intermedi della Fiat, i famosi colletti bianchi, scendono in piazza, riempiono le strade di Torino con cartelli e slogan contro la serrata, contro lo sciopero, contro quello che il sindacato aveva deciso. È un fiume umano che segna un punto di rottura e che spingerà il sindacato stesso a chiudere la vertenza con un accordo favorevole alla Fiat. Eccola dunque la frattura dell'unità tra i salariati del ceto medio, i colletti bianchi appunto, e quelli della catena di montaggio, le tute blu. Siamo, nel periodo in cui si svolgono i fatti, nel 1980 e all'interno del dramma collettivo che si sta consumando, che si vive alla Fiat, all'interno delle catene di montaggio e nelle piazze torinesi si innesta una crisi familiare. È l'unica? Certamente no.
ovvero la Labate cerca di raccontare in una contrapposizione e intima quella spaccatura sociale, quel cambiamento che l'Italia e il mondo del lavoro stavano vivendo. La Labate ci racconta di una famiglia di emigranti che dal sud dello Stivale approdano a Torino. Beh, e poi sono arrivati le scassaminchie. Esatto. Questo quando? Negli anni 60. Nel 69 quando si capiva più niente. Nemmeno il sindacato ci faceva più niente. Lo fa innestando la sua storia di lavoro con un tema che il lavoro stesso non può dimenticare. Quello dell'emigrazione, nel nostro caso dell'emigrazione interna lungo il corridoio che da sud corre verso nord. Quando il boom economico tra i 50 e i 70 dal mezzogiorno portava alle fabbriche del nord più di 100.000 persone all'anno. Pensate che tra il 1961 e il 1963 si trasferirono quasi 300.000 persone. Emma è la figlia di questi emigranti, ha avuto la possibilità di vivere al nord, di studiare, ha lottato per integrarsi nel prosperoso settentrione. È un'impiegata della Fiat, prossima alla laurea, sta per sposare Silvio, vedovo con una figlia e dirigente, guarda caso, della Fiat. Il bel quadretto familiare però si infrange davanti alle tensioni sindacali che esplodono nella fabbrica. Va in frantumi perché Emma è attratta nell'orbita di un giovane militante, di un giovane operaio militante che lavora alle presse. Insomma, una storia che si complica e tanto anche. Lavora pure lei in Fiat, ma ai piani alti, eh? Si sta laureando in matematica. Mi hanno sempre fatto paura quelli con te. Scommettiamo che se mi vedi da vicino non ti faccio più paura. Sai quanto durerà? Non mi importa quanto durerà, mi importa oggi. Ma cos'è? Ti piace il clima della barricata? Ti eccita? Lo vedi come un ribelle mentre io sono solo un burocrate? Non ci sta più la testa, sta facendo solo minchiate. Non sono fatti nostri. Rinuncia a lei. Io posso salvarla, se lei salva Emma. Il film non si trova ormai più sulle piattaforme di streaming, troppo poco commerciale forse, ma anche un poco datato. Ma vale la pena di andare a cercarselo sui canali di vendita oppure nelle biblioteche pubbliche che conservano alcune copie del DVD e, Covid permettendo, in qualche mercatino dell'usato.